Pace bene, buongiorno. Oggi, 23 maggio, ricordiamo la beata Maria Gargani. Ascoltiamo la sua storia. Maria Gargani nasce a Morra Irpina il 23 dicembre del 1892. Ultima di 8 figli, ricevette l'istruzione scolastica e religiosa dal padre, maestro elementare. Fece la prima comunione di nascosto e, saputo questo, i genitori si sentirono in colpa per essere stati assenti ad un momento così importante per lei. Si diplomò maestra nel 1913 e il suo primo incarico fu a San Marco La Catola, in provincia di Foggia, dove abitavano sua sorella e suo cognato. Lì entrò a far parte della Mistica Betania, un gruppo di preghiera che si riuniva presso il convento dei Cappuccini sotto la guida di padre Agostino e di padre Benedetto da San Marco in Lamis. Dovendo partire come cappellano militare, padre Agostino la affidò a padre Pio da Pietrelcina. L'incontro tra i due avvenne nella metà dell'aprile del 1918, quando il santo passò dal convento di San Marco La Catola. Maria scriveva: "Vedendomi spuntare sulla porta della sacrestia, mi chiamò per nome e mi fece entrare in una stanzetta attigua, dove ci trattenemmo a parlare come due persone che si fossero conosciute da tempi remoti. Che soavità, che dolcezza nelle parole del padre e che belle assicurazioni mi dava sulla mia anima. Mi incoraggiava ad essere sempre più del Signore e fare in modo da glorificarlo nella mia vita. Io mi sentii veramente felice e svanirono dalla mia mente e dallo spirito tutte le ombre e tutte le pene." Nel 1913 Maria si iscrisse all'Ordine Francescano Secolare e, in seguito, divenne socia dell'Azione Cattolica. Seguendo i consigli dei suoi direttori spirituali, fece apostolato tra i bambini e i ragazzi del paese ai quali faceva catechismo. Oggetto delle sue cure erano anche gli ammalati. Maria maturò l'idea di consacrarsi a Dio in un ordine già esistente, illuminata da una luce intellettiva e incoraggiata da San Pio, che le disse: "Ecco, finalmente qui dovevamo arrivare. Questa è la volontà di Dio. È bello, è bello. Fai presto a chiedere al vescovo il convento ed esponi a lui tutto." L'11 febbraio del 1936, Monsignor Di Girolamo autorizzò la pia unione delle suore apostole del cuore eucaristico di Gesù. Un mese dopo, il 21 aprile, inaugurò la prima comunità nell'ex convento di Santa Maria della Sanità a Volturara Appula. Erano dedite alle catechesi e all'educazione, specie dove i sacerdoti facevano fatica ad operare. Nel 1945, con l'accordo e il consenso tra il vescovo di Lucera e il cardinale Alessio Ascalesi, arcivescovo di Napoli, Maria, per favorire le vocazioni, trasferì la casa madre da Volturara Appula a Napoli. Il 18 aprile dello stesso anno, con la sua professione religiosa, cambiò il nome in Suor Maria Crocifissa del Divino Amore. La fondatrice definì gli scopi della nuova famiglia religiosa: apostolato parrocchiale, istruzione catechistica, diffusione della buona stampa, dopo scuola, istituzione di scuole materne per i bambini e professionali per le ragazze. Morì a Napoli il 23 maggio del 1973, a 81 anni. I suoi resti mortali sono venerati presso la casa madre delle Suore Apostole del Sacro Cuore a Napoli. Venne beatificata il 2 giugno del 2018 con una celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Amato come delegato del Santo Padre, Papa Francesco, nel Duomo di Napoli. La vicenda della beata Maria Gargani si incrocia molto spesso con la grande figura di Padre Pio, perché proprio lei attingerà più volte al pozzo della santità di Padre Pio. Vediamo che cosa lui le dice. Dice Padre Pio: "La religione è un ospedale di infermi spirituali che vogliono essere guariti e per esserlo si sottopongono a soffrire il salasso, la lancetta, il rasoio, la tenta, il ferro, il fuoco e tutte le altre amarezze della medicina. O mia figlia, sii tale da non far molto conto di tutto ciò
che il nemico e la tua fantasia ti suggeriscono circa le tue pene interne, nonché dell'aridità di spirito, sapendo essere questo il meglio per te. Padre Pio le descrive la religione come un grande ospedale in cui noi che siamo malati spirituali andiamo lì per ricevere una cura. E come accade spesso quando si va in ospedale veramente, chi sta male lo sa, i trattamenti non sono affatto piacevoli, nonostante la medicina faccia tanti passi in avanti e tanti sforzi. E allora capita che spesso queste sofferenze che noi abbiamo, questi dolori anche spirituali, noi li scacciamo come se fossero qualcosa di negativo per noi. Invece Padre Pio le dice no. Questi fanno parte della cura che il Signore ti dà, che il Signore ti sta donando per fare guarire la tua anima. E allora le consiglia, prendi amorosamente, dolcemente e amabilmente questa risoluzione, questa scelta. Due sono le cose, o morire o guarire. E poiché tu non vuoi morire spiritualmente, procura perfettamente guarire. E per guarire voglia tu soffrire. La cura e la correzione del Divin Medico e supplicano a non risparmiarti veruna cosa per ottenerti la guarigione. Ecco, sono parole belle, un consiglio prezioso che Padre Pio ha dato alla Beata Maria, ossia accogli la sofferenza che ti viene dal Signore, perché questa fa parte della cura che proprio tu vuoi per essere più santa e più bella al suo cospetto. E Padre Pio non ha rifiutato nessuno di questi trattamenti speciali per guarire, e quanto bene ha saputo fare. E così la Beata Maria. Quindi con questo proponimento di spirito anche noi cerchiamo di riconsiderare un po' di più le sofferenze che ci arrivano nella vita, e magari sotto questa luce ci sembreranno meno amare. Beata Maria, prega per noi.